molto attento a non assecondare oltre misura certe manifestazioni di pietà, anche se pure questa è una parola assolutamente non bella. E quindi questa visione si approfondisce fino ad arrivare in posti che forse per l'abitudine, per la stupefazione, per l'essere entrato finalmente in quella cultura, in quel mondo emotivo, diventa sempre più profonda, uno sguardo che diventa sempre più approfondito sul senso. Ecco, per esempio, nella città di, scusate, io pronuncio male indubbiamente, fate pur Sitri, per esempio, questa città abbandonata, questa città abbandonata, che è qualcosa che mi ha colpito profondamente, una città voluta da un sovrano che aveva dentro di sé un dubbio: cos'è la religione, cos'è Dio? L'ha cercato al punto che a noi fa un po' sorridere, d'avere mogli di tutte le confessioni. Forse è il modo migliore per conoscere la coscienza di un credo, il contatto con un essere amato in carne ed ossa. Ecco, ha sposato mogli di tutte le confessioni e ad ogni moglie ha dedicato un tempio, una costruzione rappresentativa di quel credo, creando una fantasmagoria religiosa, una fantasmagoria emotiva e una fantasmagoria, direi, anche affettiva, perché erano in qualche modo doni d'amore al Dio, ma anche a quella particolare donna. Un sito talmente straordinario che l'UNESCO l'ha inserito nel proprio patrimonio e che poi è stato abbandonato. Ecco, ma questa visione chiaramente stimola il chiedersi il senso. Ecco, ciò che si è chiesto questo sovrano si arriva a chiederselo sempre di più andando avanti in questa lettura, fino ad arrivare, dopo questi doni d'amore offerti dal sovrano alle donne di varie mogli, di varie confessioni, forse una delle manifestazioni d'amore più belle che l'India offre nell'architettura, il Taj Mahal, che è quel palazzo delle cartoline dell'India, quel palazzo che è stato inserito, apprendo da questo scritto, nelle nuove sette meraviglie del mondo, per il quale si sono sprecati aggettivi, sostantivi per definirlo, ciascuno ha tentato di descrivere la propria sensazione di fronte a questa meraviglia, ma chiaramente lo sappiamo, le parole sono sempre insufficienti, no? Sono insufficienti, lo diceva Dante, lo diceva prima Dante, parla delle nostre culture occidentali, lo diceva Lucrezio, che parlava addirittura di egestas della lingua, povertà, perché quello che abbiamo dentro è molto di più di ciò che la parola riesce ad esprimere, ed è una sensazione che credo Vittorio Russo abbia provato profondamente scrivendo questo libro, che fa percepire una continua ricerca del termine giusto, dell'aggettivo giusto, del sostantivo, per esprimere sensazioni evidentemente troppo grandi per noi, troppo grandi per il nostro lessico, per il nostro modo di esprimerci, tanto che Vittorio fa un uso, direi, addirittura, insomma, coraggioso, per esempio, della similitudine, insistito, quasi ossessivo, ma che è un tratto che, al di là del dato letterario, colpisce proprio per l'emotività che questa ripetizione, che questa ricerca ossessiva del termine rappresenta, perché è talmente urgente in lui la voglia di far capire al lettore le sue sensazioni, che chiaramente c'è quest'uso sovrabbondante in qualche misura delle parole, ma che alla fine riesce a rendere la complessità di queste visioni. Ecco, il Taj Mahal, questa meraviglia che un sovrano ha fatto costruire in onore di sua moglie defunta, una donna amatissima, e il suo sepolcro, un sepolcro che doveva eternarne il ricordo. Sono manifestazioni di bellezza incredibili, questa magnificente, è sempre un gesto molto tenero, quello dell'arte voluta dal coniuge per eternare la memoria dell'amato o dell'amata. Ecco, io leggendo le pagine sul Taj Mahal, che immagino abbia dimensioni enormi, no? Proprio fisicamente, no? No, non lo so, io non l'ho mai visto. È sarà che mi appare grande, però a me è venuta in mente, per esempio, una cosa molto più piccola. Non so chi di voi a Roma conosce il cimitero degli inglesi, che è un posto molto poetico, il cimitero dei non cattolici, lo chiamano degli inglesi. Ecco, lì c'è una tomba che un marito ha voluto per la propria moglie, morta prematuramente. Il marito era uno scultore e ha scolpito personalmente questa tomba, ed è l'ultima
cosa che ha fatto nella sua vita. È un angelo con le ali basse che abbracciano la pietra tombale, con il nome della moglie e la data di nascita e di morte, la testa china, e c'è sempre, in qualunque giorno ci si vada, una rosa rossa tra le ali dell'angelo. Ma scusa, ecco, questa... l'ha scritta prima o poi? Ha che creato cosa? L'opera prima o dopo la partita? Dopo. È stato un gesto fatto d'amore. Anche quello. No, è stato, come dire, il dono estremo fatto alla sua sposa, dopodiché anche la sua capacità di manifestare bellezza è finita, non ha avuto più evidentemente la sua ispirazione. Ecco, quindi questo modo di eternare l'amore...